Cristiano Endrigo, assessore regionale all'urbanistica. Proprio la legge sull'urbanistica è una delle questioni più attese dall'intera Sardegna, anche per sbloccare dei vincoli che hanno ingessato il territorio regionale e bloccato alcuni investimenti. Qual è lo stato oggi proprio di questa nuova disposizione? La Regione ha fatto una proposta, c'è cioè un disegno di legge esitato dalla Giunta regionale qualche mese fa, giace in commissione urbanistica in Consiglio regionale ed è oggetto di una discussione che noi come Giunta e anche come maggioranza abbiamo proposto, aperta alle integrazioni, alle proposte, ai suggerimenti dei vari portatori di interessi, sono pervenute di diverse. Nel mese di dicembre, nelle more della riapertura della discussione in consiglio, promuoveremo delle discussioni pubbliche, chiunque avrà la possibilità di pronunciarsi. Vi sono delle norme che sono state oggetto di discussione, soprattutto quelle che puntano a uno sviluppo turistico che taluni giudicano eccessivamente accondiscendente nei confronti degli investitori turistici, a discapito di elementi di salvaguardia ambientale. Noi riteniamo che ci siano condizioni di equilibrio, che vengano salvaguardate le componenti paesaggistiche e ambientali, ma che nello stesso tempo si apra a un nuovo sviluppo. Vedremo. Io mi auguro che questa discussione porti a un risultato concreto e che questa legge si applichi. Abbiamo anche detto che siamo disponibili anche a rivedere la nostra opinione, perché è interesse di tutti fare una legge condivisa, il più possibile vissuta dai cittadini sardi come una cosa propria, una cosa utile alla Sardegna. Durante l'incontro oggi nella sede del PD si è soffermato su diversi temi, tra cui il porto e la zona di Maria Pia del Palazzo dei Congressi. Può relazionarci su questi due punti in breve dell'intervista di Ma adesso? sono due infrastrutture che ad Alghero sono suscettibili di una valorizzazione che possono davvero consentire un rilancio non solo di Alghero ma dell'intero territorio. Attorno ad Alghero. Noi riteniamo che a seguito dello stop e quindi del mancato riconoscimento dell'interesse pubblico sui progetti presentati a suo tempo per la gestione del porto, ci siano condizioni favorevoli per la pubblicazione di un nuovo avviso, l'individuazione di un nuovo soggetto con le regole vigenti, che si candidi a gestire questa infrastruttura decisiva e importantissima per il rilancio della portualità e del turismo ad Alghero. E nei primi mesi del 2018 credo che in concorso con il Comune apriremo alla disponibilità dei soggetti interessati con la pubblicazione di un bando e finalmente con l'assegnazione degli spazi in concessione. Un'altra infrastruttura decisamente importante per la città è il Palazzo dei Congressi, è stato oggetto già in passato di bandi andati deserti. Noi abbiamo la consapevolezza che questa infrastruttura possa essere adeguatamente valorizzata se messa all'interno di un contesto più ampio, individuando una destinazione anche sulle aree attorno al Palazzo dei Congressi e quindi chiamare potenziali investitori a formulare delle proposte sulla gestione del palazzo e sulla gestione delle aree, anche con la realizzazione di ulteriori impianti con finalità turistiche o altro. Anche su questo, così come su altre iniziative legate alla valorizzazione delle borgate storiche e alla gestione di altri elementi importanti del patrimonio di Alghero, ci saranno delle iniziative importanti. Insomma, credo che si vada nella direzione di una grande Alghero. Mi sembra di percepire la consapevolezza dell'importanza degli strumenti di pianificazione, degli strumenti di gestione di questo enorme patrimonio, perché le grandi potenzialità di questa città vengano adeguatamente valorizzate.